Allora, se leggiamo con attenzione l'articolo 5, come articolo bis del decreto legislativo 28, è l'unico punto in cui si parla di obbligatorietà della presenza dell'avvocato, ma se lo leggiamo bene si dice che chi intende agire in giudizio ha l'obbligo di dotarsi di assistenza legale, chi intende agire in giudizio. Ora, certamente il convenuto in una mediazione per il proprio non intende agire in giudizio, il condomino quindi non ha nessuna intenzione di andare in giudizio per pagare, è un convenuto, e quindi certamente il condomino non ha l'obbligo dell'assistenza legale. Ma anche la parte istante non ha l'obbligo dell'assistenza legale, atteso che il verbale di accordo può, con la omologa successiva, diventare comunque un titolo esecutivo. Allora, il fatto che non sia obbligatorio non vuol dire però ovviamente che non sia opportuno che le parti si facciano comunque assistere entrambe le parti in una procedura di mediazione per il futuro dei diritti, ma tra l'opportunità e l'obbligatorietà ovviamente c'è una certa differenza. Ci sono alcuni avvocati, ho saputo a Milano, che hanno fatto per esempio delle procedure di recupero crediti in mediazione, una parte non indifferente della loro attività professionale, perché ovviamente parliamo di numeri molto diversi, in realtà Milano non è una di Bergamo, quindi ci sono condomini e super condomini, cioè condomini con centinaia di condomini, quindi è più facile ragionare in questi termini a Milano, però ci sono alcuni azioni legali che arrivano in ICAF con il loro pacchetto di 7-8 recuperi crediti alla settimana, espongono una parcella di 300 euro per recupero crediti che è una cifra ragionevole, che però in una giornata si fanno 2.000 euro per la loro partecipazione alle procedure di mediazione di recupero crediti da parte di avvocati per i comuni. Quindi in realtà le opportunità sono importanti per gli amministratori, sono importanti per gli avvocati, che non devono neanche fare tutte le procedure di studiare quella che è istruire il decreto aggiuntivo, e possono essere efficaci. Tra l'altro, ulteriore elemento che apre lo spazio alla non obbligatorietà della presenza del legale è per esempio il fatto che la direttiva UE del 2013 sul consumo esplicitamente indica all'articolo 9 che le parti, dice che gli stati membri garantiscono nell'ambito delle procedure di AR, garantiscono che le parti siano informate sul fatto che non sono obbligate a ricorrere ad un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere, evidentemente può essere rappresentato o assistito da terzi in qualunque fase della procedura. Quindi il fatto che gli avvocati non siano elemento obbligatorio in molte delle procedure di mediazione, non in tutte, in molte procedure di mediazione, credo che sia uno stimolo anche perché possa essere scelta la mediazione anche come un'attività non marginale della propria professione legale, possa essere proprio una scelta di assistenza. E quindi questo qui credo che era sostanzialmente le cose che dovevo dire per quanto riguarda il recupero crediti in ambito condominiale. Una modalità molto interessante, tenete conto che i benefici fiscali, ripeto, coprono morosità che hanno un importo fino a 25.000 euro, e credo che in ambito condominiale certamente ci si debba muovere per importi molto più bassi, che l'amministratore non può aspettare che la morosità salga a livelli di questo tipo. Altro punto, altro focus, come può il condominio difendersi meglio da un'azione di recupero crediti da parte dei fornitori attraverso l'istituto della mediazione? Questo qui è un caso che ho affrontato giusto ieri pomeriggio è stato scritto il primo incontro di mediazione tra un condominio e un fornitore. Il fornitore, dopo 5 anni di latitanza, aveva ricevuto un appalto, si è perso, ha fatto un po' di lavori, poi si è perso nel tempo, problemi di carattere personale, problemi di carattere organizzativo, però poi ritornato diciamo in pista, una volta ritornato operativo dalla sua attività lavorativa, si ricorda che nei confronti di quel condominio c'erano dei lavori lasciati in sospeso, e quindi emette immediatamente una fattura prima che decorrono un quinquennio di prescrizione e chiede al condominio, attraverso un avvocato, attualmente per il momento
di essere pagato. E in questo caso l'amministratore, in caso di però deve essere convocato l'amministratore, quindi riunisce i condomini interessati, perché non sono tutti i condomini, solamente una parte dei condomini sono interessati all'impianto di riscaldamento che era oggetto dell'intervento di manutenzione, quindi riunisce i condomini interessati e, atteso che gli interventi di manutenzione sono stati effettuati su parti private e non su parti condominiali, perché l'impianto di riscaldamento, l'installazione dei contabilizzatori era ormai dopo la diramazione, quindi un intervento manutentivo effettuato su una proprietà privata, non su un impianto condominiale, atteso questa cosa, ha mandato comunque l'amministratore di esprimere un tentativo di mediazione nel confronto del creditore prima che il fornitore depositi l'istanza di decreto ingiuntivo nel confronto del condominio. La tempistica quindi è questa, la scelta è stata anticipiamo il fornitore, anticipiamo la sua azione giudiziaria di recupero crediti e depositiamo l'istanza di mediazione volta a far emergere quelle che erano delle criticità emerse durante i lavori di manutenzione iniziati 5 anni fa, sospesi, scomparso dal dottore, sono stati dovuti riappaltare i lavori, quindi i costi sono aumentati, a parte delle operazioni dei lavori fatti non sono stati recuperabili, quindi c'è un'operazione che precede il tutto, abbiamo di verificare se esiste esattamente la portata del credito. La cosa che si pensava utile fare era quella di fare questa operazione di indagine all'interno della procedura di mediazione. La controparte non si è presentata sostenendo appunto che non aveva nessun interesse, visto che l'economia non voleva pagarlo, questo che nessuno aveva né scritto né detto, non aveva nessun interesse di partecipare alla procedura di mediazione, ritenendo che sarebbe stato più utile per il cliente, per l'interlocuzione del mutuo condominio legale, procedere quindi con un'azione giudiziaria. L'amministratore ha avviato in modo unilaterale la procedura, quindi ha superato la fase di programmazione o di informazione, insomma, chiamatela come volete, e ha avviato la procedura di mediazione redigendo una proposta unilaterale, quindi non solo l'avvio unilaterale ma anche la redazione di una proposta che suggeriva e quindi evidenziava l'opportunità che la controparte comune